giorni, ma quantomeno devi, l'ho spiegato in alcuni video che usciranno, per ottenere un risultato rilevante in una qualsiasi area di vita, devi focalizzarti su quello, escludere tutto il resto finché non ottieni il risultato. Chiaramente il lavoro devi continuare a portare avanti, non puoi tralasciare il lavoro, però tutto il resto che c'è fuori dal lavoro va tagliato. E vedo un sacco di persone che vivono in questo dilemma del voglio migliorare con le ragazze, però non voglio andare a scombinare anche le altre aree di vita, voglio mantenere un equilibrio. Non è possibile questa cosa, è proprio una dinamica di vita. Più rifiuti questa dinamica, più continui a passare il tempo e più continui a non migliorare, finché poi non c'è più tempo. Quindi avevo fatto l'esempio del cubo di Rubik, lo faccio un sacco di video. Sì, io forse infatti l'ho visto. Sì. Quindi lo sai già, non lo faccio più. E questa cosa qua, sulla frequenza con cui uscire, per esempio, poi lì te la vedi, poi magari lo vediamo anche insieme. Per esempio, tu che quando è che lavori? Dagli di giorni e orari? 8:30, 17:30. Ok, tutti i giorni? No, il sabato e la domenica. Ok, perfetto. Sabato e domenica ti voglio vedere quando ho a Milano. Tutti sabato e domenica. Devi tagliare tutto il resto. Non c'è altro modo. Io adesso che ho firmato il videocorso negli ultimi 3 mesi, i primi 2 mesi andavo a rilento. Perché andavo a rilento? Perché continuavo a uscire ad approcciare ragazze, continuavo, vabbè, il lavoro comunque, cioè, a parte comunque del lavoro, facevo corsi, producevo video, facevo altre cose legate comunque sempre al lavoro, e mi sono iscritto anche in palestra, andava tutto a rilento. In 2 mesi avevo filmato forse neanche metà del corso, e adesso mi sono messo un mese chiuso in casa, non sono mai uscito, non sono uscito per fare la spesa, ogni tanto andavo in palestra, non ho approcciato una ragazza per un mese. Ieri ho approcciato, ho fatto un giro, sono stato in Duomo 2-3 ore a approcciare, e però per un mese ho tagliato questa cosa qua, ed è difficile tagliarlo. Perché? Perché diciamo, ci hai messo impegno, comunque è una cosa, una parte della tua vita, magari ottieni anche dei risultati, è difficile tagliarlo, è difficile tagliare magari l'uscire con degli amici con i quali ti vedi, devi ridurre esponenzialmente la frequentazione. Io ti consiglio di tagliare completamente, non c'è tempo, perché altrimenti per tutto il tempo che dedichi di là non lo puoi dedicare di qua. Quindi io ti consiglio il weekend, vieni qua a Milano, poi vedi se torna indietro sabato sera e poi torna qua domenica mattina, però devi focalizzarti almeno 25 approcci a settimana come minimo, però io ti consiglio di andare anche più veloce, di più. Quindi poi non so quanto, però il minimo è 25, se li puoi fare in un giorno. Però io ti consiglio, ecco, questo qua è un video che questo lo voglio ancora girare, questa cosa qua, te lo spiego un attimo. Il sempre cercare di fare il meno possibile è un'attitudine da perdenti. Il cercare sempre di capire qual è il minimo che devo fare per avere il risultato. Per esempio, l'ho sentito ieri, stavo sentendo un video di altre cose che non c'entrano con le ragazze, e ero collegato in una diretta e c'era il formatore che spiegava, e c'era uno che gli ha fatto una domanda: ma quante ore devo ascoltare come minimo le lezioni ogni giorno? Questa domanda qua fa intuire che quella persona sta cercando di fare il meno possibile. Io ho pensato, ma cioè, io non mi sono mai posto il dubbio quante ore devo ascoltarlo ogni giorno. Tutti i momenti, io mentre mi faccio la doccia c'ho l'audio lì che va, mentre preparo da mangiare, mentre mangio, mentre dormo, funziona così la mente inconscia, poi è un discorso a parte, però mentre dormo anche, mentre venivo qua, avevo cuffie, sentivo lezioni, tutti i momenti disponibili. Io non mi sono mai posto il dilemma, ma qual è la frequenza minima con la quale devo ascoltare questa cosa qua, e poi di fatto ottengo risultati. Quella persona di sicuro non otterrà niente, perché si sta questionando su qual è la frequenza minima che devo fare. Questo va a far sottintendere che sta cercando di fare il meno sforzo possibile. Facendo il meno sforzo possibile non funziona, non si ottengono risultati. Una volta c'era un ragazzo che mi ha chiesto: ma qual è la frequenza minima con la quale devo uscire a praticare poi dopo il corso? Io gli ho detto: frequenza minima 25 approcci a settimana.
Guarda caso, questo qua dopo il corso non ha fatto niente. È andato anche bene, ha fatto instant date, è andato anche al bacio, non instant date, non ha mai approcciato una ragazza per strada, però dopo il corso non ha fatto niente. Beh, non da quello che so io. Questa però mi ricordo che mi aveva chiesto qual è la frequenza minima per continuare dopo il corso. Fa sottintendere che stai cercando di fare il meno sforzo possibile, ma non funziona così. Io non mi sono mai, quando ho iniziato ad approcciare, non mi sono mai posto la domanda di qual è la frequenza minima con la quale devo uscire. Io ho fatto un corso a inizi di 2 giorni e mi hanno consigliato, ok, esci 2 o 3 volte a settimana, forse 3 o 4 volte a settimana, ma non mi sono mai posto il dubbio quante volte dovessi uscire a settimana. Esco più volte possibile. Quindi, nel momento in cui diventa una priorità, devi focalizzarti, escludere tutto il resto finché non arrivi al risultato. Poi dopo puoi riportare più equilibrio. Però poi, per esempio, quando vuoi andare a un altro risultato, in un altro ambito di vita, devi mettere in conto che se, per esempio, hai messo a posto l'area delle ragazze, se magari uscivi tanto a praticare, avevi risultati costanti, però magari non ti sei trovato una ragazza, per un periodo, se magari vuoi, non lo so, farti il fisico scolpito in palestra, devi capire che dovrai andare in palestra tante volte, dovrai mangiare in un certo modo, dovrai magari anche studiare del materiale. L'ambito di miglioramento con le ragazze o viene ridotto parecchio o anche tagliato del tutto se vuoi ottenere il risultato fisico scolpito in palestra. Quindi è una dinamica su qualsiasi ambito di vita. Tutte le volte che vuoi ottenere un risultato fuori dall'ordinario, devi escludere tutto il resto e focalizzarti su quello e decidere che è una priorità. Quindi è una priorità. Non può avere niente che si interpone. Quindi se decidi, per esempio, un esempio che, non so, magari uno decide che vuole trovare lavoro e poi lo chiamano, magari questo vive a Milano e gli dicono che il lavoro è a Torino. Questo dice, non lo so, la tua priorità non era trovare lavoro, la tua priorità era che fosse vicino a casa. Quindi qualsiasi cosa metti in mezzo, la tua priorità non è più una priorità, è una cosa secondaria. Quindi una priorità non può avere niente che si interpone in mezzo. Quindi io delle volte, cioè, per esempio, magari non pulivo la casa per un sacco di tempo, oppure non lavavo niente in casa. Perché? Perché quella è la priorità. Se c'è tempo, lo faccio. Quindi a un certo punto lo si fa. Per esempio, ho conosciuto uno, cioè non l'ho conosciuto direttamente, conosco uno che ha conosciuto un campione olimpico non so, dei pesi, non so. E praticamente questo qua, questo mio amico che ci usciva insieme, tipo, mi ricordo che mi ha detto che tipo, quando, si parla di 20 anni fa, questo qua diceva che l'aveva invitato per Capodanno e questo qua gli aveva detto che non poteva venire al Capodanno della città perché non c'era una palestra in quella città. Perché lui, il 31 di gennaio in palestra, il 31 di dicembre in palestra e il 1º di gennaio in palestra. Se non c'è la palestra in quella città, io non ci vado. Perché? Perché mi devo allenare per le Olimpiadi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi. Non mi ricordo come si chiama. Quindi, una priorità non può avere niente che si interpone in mezzo. Allenamento. E se c'è tempo, si fa anche il resto. Ma la priorità è quella. Altrimenti non funziona. Devi capire che temporaneamente perderai equilibrio nelle altre aree di vita. Adesso è una settimana che non vado più in palestra e mi sono iscritto tipo un mese fa perché avevo infortuni vari, quindi non facevo attività fisica da un sacco. Pazienza, devo finire alcune cose qua con il lavoro, devo preparare varie cose. Pazienza, non si va in palestra. Quindi devi capire che dovrai, per ottenere un risultato, devi focalizzarti, escludere tutto il resto finché poi non ottieni il risultato. Poi dopo riporti equilibrio. E quando poi vuoi andare a ottenere un altro risultato, un'altra area di vita, temporaneamente devi scombinare ancora tutto il resto. E più rifiuti questa dinamica, più poi ci passa tutta la vita. Detto ciò, se vuoi imparare come approcciare con successo nuove ragazze di giorno, come fare per uscirci insieme e soprattutto come fare per andarci a letto, ho un videocorso che si chiama Dall'approccio al sesso, che insegna esattamente tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada, non da un approccio in discoteca, non da un approccio in chat, non da un approccio alle tue amiche. Insegna tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada. È un videocorso di oltre 30 ore, lo trovi andando su www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che esce un video tutti i giorni, condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.